Iniziamo dal titolo, Ogni promessa, che direi quasi inevitabilmente ci riporta al detto ogni promessa è debito. Parlando del protagonista, Pietro, qual è il debito o la promessa che lui sostiene nel corso della storia? E la promessa innanzitutto è di per sé l'esistenza del futuro, no? Cioè la premessa implica che esista un futuro. Noi siamo una società che non contempla l'esistenza del futuro. Si dice continuamente alle nuove generazioni che il futuro non esiste. Invece dire promettere qualcosa da un lato vuol dire dare l'idea che il futuro esiste, e poi seconda cosa che è una delle cose più importanti oggi, che è una delle cose che mancano di più, è ci si assume una responsabilità. Cioè promettere vuol dire impegnarsi perché qualcosa avvenga. La promessa che fa Pietro è la promessa anzi che cerca di mantenere Pietro. La promessa è quello che in qualche modo le generazioni passate hanno fatto per noi, no? Hanno fatto per noi, e quindi in qualche modo cercare di raccogliere il testimone e andare avanti. Permettici una piccola incursione nella tua vita, poi più avanti spiegheremo il perché nella tua vita. C'è una promessa o un debito che tu stai portando avanti o che ti senti di sostenere in questo momento? Mi sento di sostenere appunto questa situazione di responsabilità nei confronti delle persone con cui ho a che fare. Lo scrittore è un mestiere pubblico, e l'essere pubblici, avere un microfono in cui parlare, una videocamera di fronte a cui parlare, comporta o dovrebbe comportare, secondo me, necessariamente la responsabilità di quello che si dice. Le parole che si dicono davanti a una telecamera o dietro un microfono sono più pesanti di altre. Quindi la promessa che faccio è la promessa dell'onestà con cui, che è l'atteggiamento con cui voglio parlare. Prima di farti questa domanda ti ho fatto una piccola premessa. C'è un motivo per cui ho parlato di incursione nel tuo quotidiano. Incursione nel tuo quotidiano perché fondamentalmente leggendo il tuo libro è come se in realtà Pietro e Andrea coincidessero. Un libro scritto in prima persona, tanto da sembrare un breviario di bordo o un diario autobiografico. Questa è una cosa buffa, nel senso che questo libro, come tutti i libri che scrivo, non hanno nulla di strettamente autobiografico, cioè dal punto di vista dei fatti, non c'è nulla di autobiografico nelle storie che racconto. Dal punto di vista delle emozioni, sì, le emozioni e le emotività sono assolutamente le mie. O comunque sono io che mi faccio carico in maniera del tutto empatica, del tutto sincera dei miei personaggi, per cui finisco durante la scrittura per diventare i personaggi che racconto, e di conseguenza sono io effettivamente. Questa che tu dici è un'impressione che però hanno in molti. E determina poi delle reazioni anche buffe, perché magari alla fine delle presentazioni vengono le persone e ti battono una pacca sulle spalle e ti dicono poverino, e tu dici poverino di che è? Perché insomma un nonno in guerra, la Russia, e tu dici no, ma mio nonno non ha mica fatto la guerra. Però semmai è l'empatia con cui scrivo, cioè il tentativo di assumere fin nel profondo l'identità dei miei personaggi. In un'intervista hai raccontato che a un certo punto, durante la stesura di ogni promessa, hai avuto un blocco soprattutto quando Pietro deve affrontare il suo viaggio. Come è avvenuto il superamento di questo blocco? Sì, quello è stato un incubo, soprattutto perché ero convinto di fare un romanzo diverso da quello che stavo facendo, per cui il blocco era stato determinato da un'aspettativa che non teneva conto del romanzo che stavo scrivendo. Per cui io tentavo di far partire questo personaggio per la Russia e non partivo. Io andavo a letto la sera e dicevo: mamma mia, perché neanche oggi è partito? Non avevo potere su di lui, mi sentivo terribilmente impotente confronto al mio personaggio. E poi è bastato smettere di scrivere per un po', allontanarmi emotivamente da questo libro. Assumere la giusta distanza, la distanza necessaria per capire che il romanzo che io stavo scrivendo era un altro, non era quello che mi ostinavo a voler scrivere di volontà. I romanzi sono qualcosa che hanno a che fare molto più con le parti più profonde nostre che non con la volontà. E
i ragazzi a cui tu hai più volte prestato voce nei tuoi libri, nei tuoi articoli, scendono per strada cercando di riprendersi il proprio futuro. Ma secondo te questo binomio cultura giovani esiste ancora? E soprattutto, secondo te, i giovani hanno realmente una cultura sociale, una cultura vera e propria? Allora, i giovani di sicuro hanno la cultura che gli adulti gli passano, e noi siamo una società invece che ai giovani non dà nulla, cioè i ritratti generazionali che vengono fatti sono soltanto bulli e cubiste, uomini e donne, maschi e femmine, e tendenzialmente poi le persone finiscono per rispondere alle aspettative, perché una società che non si aspetta niente dai giovani avrà poco dai giovani. Quello che sta succedendo adesso è la dimostrazione un po' del contrario, cioè la dimostrazione che comunque ci si sta rendendo conto, almeno a livello giovanile, che se si è in tante si fa qualcosa. Noi oggi la percezione del noi, della collettività, non ce l'abbiamo più, si è totalmente dissolta. Invece è come se quasi fossero increduli di quello che stanno facendo, per cui di sicuro hanno un impulso a guardare avanti, anche la dimostrazione dell'essere saliti in alto, cercare di salire in alto, che è l'unico punto dal quale riesce a guardare lontano, no? Cioè guardare, stare in basso vuol dire avere la visuale fino al palazzo di fronte. Salire su un monumento, salire sul tetto di un'università e contemporaneamente fare la fatica di arrivarci e guardare lontano. E poi l'altra cosa che mi sembra che forse cominciano a dialogare di più le varie parti della società, cioè il fatto che degli studenti salgano su dei monumenti o su dei tetti, dei palazzi, e lo facciano come lo fanno gli immigrati che salgono sulle gru, ecco, questa cosa qua dà l'idea che forse ci si sta rendendo conto che esattamente come per un immigrato è fondamentale avere il proprio lavoro, magari per gli studenti si stanno rendendo conto che la cultura è una cosa che è altrettanto indispensabile quanto il lavoro. Tra uno scritto e l'altro realizzo un reportage. Tra uno scritto e l'altro c'è il reportage, e fino a ieri ero convinto che ci sarebbe stato anche adesso, tra un romanzo e l'altro. Non è così detto che sia così. Di sicuro provare a raccontare la realtà impresa diretta è affascinante. La grande differenza tra fare un reportage e scrivere un romanzo è che fare un reportage vuol dire avere una domanda da cui si parte e andare a cercare nella realtà la risposta. Il romanzo invece non dà nessuna risposta, articola solo una domanda. Adesso non lo so, voglio prendere il tempo per pensare. Quindi c'è una pausa, non stai lavorando? No, adesso in realtà sto finendo di scrivere lo spettacolo che sto scrivendo per Giuseppe Battiston e Gian Maria Testa, che debutterà a febbraio al Carignano a Torino, e questa è la fatica che mi aspetta di qui alla primavera.